Donnale è uno degli autori di questa mostra di foto che esponiamo qui a Santa Maria Nova. Innanzitutto, qual è la filosofia? Che cosa ha ispirato questo vostro desiderio di riprendere le mani oppure gli oggetti oppure gli strumenti? Siamo entrambi amanti della musica oltre che della fotografia e queste foto appunto sono originate proprio sotto un palco. Sono foto scattate durante diversi spettacoli che si sono svolti a Napoli e non. Il nostro intento è quello di entrare nell'immagine, cioè e di colpire il particolare che la mano appunto che suona, che dà vita a quello strumento, quindi che dà vita alla musica. Sono forze particolari che in genere il pubblico non nota nel momento in cui ascolta oppure che vede la scena appunto nella suo espletarsi e quindi appunto è quello che noi abbiamo voluto focalizzare. Alessandro Catocci, altro autore, però oltre a questa passione c'è anche solidarietà in questa vostra esigenza di esporre queste foto. Sì, tutto questo diciamo fa parte di un progetto per sostenere la SOS Sostenitori Ospedale Santo Bono Onlus. Ci sembrava giusto cercare un po' di dare un minimo di contributo all'ospedale pediatrico di Napoli, insomma, che è sempre uno dei più, diciamo, quelli siamo più attenti, credo che sia anche l'ospedale pediatrico più importante del sud Italia. Qual è la foto che le piace di più? La foto che mi piace di più credo che sia quella delle mani sul piano scattata da Sonia. Perché? Mi dà un senso di contemporaneamente di movimento ma anche di pace, come se uscissero quasi delle note dai tasti premuti dalle dita. Che suonano che cosa? Che suonano che cosa? Suonano una musica che secondo me non ha titolo, sono soltanto delle note che legano tantissimo insieme, potrebbero stare, non so, potrebbe essere un pianoforte su una spiaggia senza nient'altro intorno. Qui a Trova ci abbiamo una struttura via Santa Chiara. Ah sì? Facciamo concerti quasi sempre. E se mai appunto possiamo... ma stiamo facendo una nata dei passi. Ah sì. Che rapporto c'è con il palco? Ma un rapporto sempre di grande emozione. All'inizio ho sempre paura di andare sul palco e poi dopo, una volta che sono arrivato lì, il primo pezzo, è tutto più tranquillo. Vedere queste foto, questi particolari di artisti che suonano, che in genere non vengono colti dal pubblico normale, che impressione le fa? No, io adesso sono arrivato e devo dire la verità, sono rimasto molto colpito, soprattutto alla scelta degli strumenti molto particolari, tipo la chitarra battente, darabuk. Bello, come è stato ripreso quel contrabbasso, ho visto, questo è uno stick, bellissimo, complimenti veramente. Assessore Giovanni, la provincia affianco a questa iniziativa, una nuova iniziativa a favore della cultura. Ma io, insomma,
più che parlare dell'iniziativa in sé, vorrei parlare, diciamo, vorrei ringraziare gli autori di questa iniziativa, perché si sono diciamo, sobbarcati totalmente diciamo, anche dei costi diretti di quello che è qualsiasi l'organizzazione, gli inviti, insomma un po' abbiamo aiutato, ma il grosso, devo dire, è stato assolutamente fatto da loro. Iniziative come queste ce ne vorrebbero tante, però ci vorrebbero tante persone come loro e non è facile trovarle in verità. Loro sono bravi sia da un punto di vista artistico, perché sono delle foto bellissime, ma sono bravi anche da un punto di vista umano, perché hanno messo a disposizione la loro arte proprio per dare una mano all'ospedale Santo Bono. Io in verità quello che diciamo, tengo a sottolineare è il ringraziamento che noi come provincia, io come assessorato, faccio agli artisti.